Ciao a tutti, stasera in ritardo sulla tabella di marcia ci giochiamo la nostra bella partitella. 10 più 0, zoomiamo un attimo, ancora di più. Perfetto. E qui. Non riusciamo, che succede? Fermi tutti. Non muore. Ma mannaggia. Ah, partita interrotta, ecco perché. Mannaggia. Vabbè. Nessun problema. Zoomiamo. Ok. 2030 è il nostro avversario. Anche lui con E4. E lo sfidiamo con la nostra mitica Pierce. Il bianco occupa il centro e il nero punta ad un controllo a distanza. Con l'alfiere, il cavallo. Va bene così. A6 minaccia B5. Vediamo se il bianco giocherà A4 come da programma. Noi fianchettiamo spingendo il pedone B solo di una casa. Doppio fianchetto, sviluppiamo un pezzo, andiamo a controllare col cavallo la casa E5. E qui. La posizione del nero non si può dire che non sia ristretta. Cosa può giocare adesso? Il bianco controlla e occupa il centro molto bene. Il nero deve in qualche modo cercare un controgioco. C6, a mio avviso, è davvero molto molto interessante. Cavallo E8 non va niente bene. E cavallo G4. Qui è pericolosissima perché questo cavallo è sospeso. Il pedone attaccato. Qui contrattacchiamo innanzitutto. Grosse chance il nero non ne ha, se non quella di cominciare a pescare nel torbido. The Lucky Master è uscito malissimo dall'apertura, nonostante tutto. Il bianco ha giocato molto bene questa fase e adesso bisogna cominciare a pescare nel torbido. Qui la minaccia qual è? E per D6. Il nostro avversario non la gioca, però questo cavallo, ahimè, rimane intrappolato. E allora noi gli attacchiamo l'alfiere. Ora, questo pedone è attaccato da 1, 2, 3 e 4, però il nero minaccia E per D6, a cui il nero potrebbe rispondere con torre 8. Allora, qui cominciamo a togliere un pezzo importante al nostro avversario. Questo pedone è destinato a cadere, questo cavallo è in presa, ritiriamolo in F6. Ricatturiamo il pedone. Direi che nonostante l'essersela vista brutta in apertura, e probabilmente c'era qualche seguito che avrebbe dato un vantaggio decisivo al bianco, non l'ha colto. Buon per The Lucky Master, che tra l'altro è Lucky. E adesso qui cosa si può giocare? Torre C8 è interessante. L'idea è quella di spingere in C5. Questo pedone è in presa e lo andiamo a difendere con torre 8. Qui volutamente il nero temporeggia nella spinta del pedone E, onde evitare di indebolire eccessivamente la casa E6 e anche D6. Quindi torre 8, anche se non è molto bella a vedersi, svolge comunque un discreto compito. Quali sono i possibili piani del bianco e del nero?
Il nero sicuramente ha una posizione molto ristretta e dovrebbe essere in qualche modo interessato a cambiare i pezzi. Spinta, prendo, prende, prendo, prende, prendo, si può fare. Sarebbe semplicemente un cambio di pezzi. La donna è dipesa dal cavallo. La struttura pedonale del nero non sarebbe delle migliori, materiale pari, ma i pedoni A6 e C5 sarebbero decisamente deboli. D'altro canto, il nero ha anche la possibilità di proporre all'avversario un cambio che sì, lo porterebbe ad un finale con una struttura pedonale peggiore. D'altro canto, con il cambio di alcuni pezzi, la pressione del bianco sarebbe diminuita e quindi bisogna fare un po' un bilancio generale della situazione. Così a spanna il nostro avversario sta valutando l'opportunità di giocare una mossa come donna per torre, pedone per donna, torre per, cavallo per, e la partita continua. Invece il nostro avversario non sembra interessato a questo seguito. Va bene. Torre EC8 lascerebbe questo pedone in presa. L'eventuale sacrificio in C3 non sembra portare a nulla di particolare. Alleggeriamo la posizione. Tra l'altro, adesso questo pedone non è più inchiodato in quanto il cavallo D2 tappa la strada alla torre in D1. Questo alfiere è molto interessante e adesso vale la pena probabilmente pensare ad un piano di questo tipo. Si andrebbe a tappare momentaneamente l'alfiere in D7, però si andrebbe ad eliminare la debolezza costituita al momento dal pedone in E7 che si trova su colonna semiaperta. Il nostro avversario sta prendendo non poco tempo su questa mossa. Non so quali siano le sue intenzioni. In realtà qui deve spostare la donna e non è che ne ha tantissime. Qui, tra l'altro, anche The Lucky Master può proporre il cambio delle donne con donna C6. In realtà potrebbe essere valutabile anche una mossa come donna C8 con l'idea donna 8, che sarebbe un seguito decisamente più tagliente. Il problema qual è? Problema non lo vedo, ma io quasi quasi. Donna C8. Evitiamo in questa posizione il cambio delle donne per creare a distanza una minaccia diretta contro il pedone in D2. Il nero ha un vantaggio non da poco rappresentato dalla coppia degli alfieri. L'alfiere in G7 ai raggi X attacca il cavallo C3 e in caso di cambio di pedone la struttura del bianco sarebbe molto debole e anche il pedone B2 al momento difeso dall'alfiere in C1. Eccola qua, la nostra donna 8. Quello è un indebolimento non da poco. Su cavallo D7 potrebbe seguire donna C7. In caso di E6 cadrebbe D6. Si potrebbe giocare D5, però lascerebbe la casa C5 al cavallo bianco in B3, che non è il massimo.
Sto analizzando cavallo B7. Cavallo B7, donna C7. Qui bisogna trovare qualche brillantezza. Donna C7 che è fastidiosa. Visto che adesso F3 è stata giocata, ritorniamo con la donna in C8. Andiamo a premere sulla colonna C. E in alcune varianti si può anche minacciare donna C5 che propone il cambio delle donne. Quello che è interessante è vedere che adesso il pedone bianco è in F3, quindi c'è stato un indebolimento notevole delle case scure, in primis di queste due. G3 è la casa più debole. Come si può sfruttare questo elemento? Questo mi sembra una buona mossa. Si attacca la donna e si preme sul cavallo in C3, sia col cavallo, sia con la donna e sia con l'alfiere. Il bianco cambia, avrei cambiato anch'io. Il pedone A6 è difeso dalla donna in C8. L'alfiere al momento, seppur sospeso, occupa una buona posizione. In alcune varianti minaccia il cavallo in B3. In altre un sacrificio di un sacrificio di petto in F3 per attaccare poi in H3 ed entrare con l'alfiere. Quindi direi che al momento Black Master può essere soddisfatto. Qui io addirittura come mossa giocherei un alfiere E5 con l'idea di sacrificare l'alfiere. Ah, qui. Ok. Allora, qui aumentano gli indebolimenti sull'arrocco del bianco. Qui si può rientrare sia in D7 che difende H6, sia su F6 che difenderebbe E7. Considerato il fatto che H6 può essere difeso da Re G7, l'alfiere in F6 mi piace di più perché va a difendere E7 e quindi darebbe la possibilità a questa torre, che finora ha svolto un ruolo puramente difensivo, di entrare in gioco. Ad esempio, con donna 8 e torre B8. Eccolo qua. Il pedone in F3 non c'è più a tappare la batteria donna alfiere perché si ritrova in F4. Quindi il bianco va a difendere questo punto critico con la torre. E adesso facciamo entrare in gioco la nostra torre. Finalmente svolge un ruolo attivo e lo fa attaccando anche il pedone debole in B2 che difende C3. Quindi poi diventa debole anche C3 e indirettamente anche A4. Che non può essere più difeso da un pedone. Quindi la posizione comincia a farsi interessante. Dopo un'apertura giocata in maniera non brillante, grazie a qualche imprecisione del nostro avversario, siamo riusciti comunque a trovare una quadra. Questo pedone è untouchable per via dell'alfiere in F6. A meno che il bianco non decida di sacrificare la qualità. E qui si può giocare sia lo scacco. Sì, lo scacco mi piace per il seguente motivo. In caso di re H2, si andrebbero a ligare i pezzi del bianco con una mossa come torre D1. Ok, qui il bianco passa al contrattacco attaccando l'alfiere in D5.
Ah, però c'è anche Alfiere C6. Allora noi veniamo qua. Continuiamo a difendere queste due case chiare, ritirando l'alfiere in D7. La torre, occupa una posizione molto attiva, ha conquistato la prima traversa nemica. Questo alfiere attacca C3, questo pedone. Essendo scomparso il pedone B è anch'esso isolato, col vantaggio di un pedone, la coppia degli alfieri e una struttura pedonale migliore, tre isole pedonali, una, due, e questa è la terza, contro una e due, direi che The Lucky Master ha raggiunto una buona posizione. Come si può convertire adesso questa posizione da superiore a vinta? Allora, il primo tentativo interessante potrebbe essere una mossa come alfiere F3. Si dà un pezzo, si attacca la torre, se G per F3, donna F3, si minaccia il matto in H1, ma dopo torre G2. La situazione non è così chiara. Potrebbe seguire una donna in D1, però si darebbe un pezzo in una posizione di questo tipo per entrare in una variante estremamente tattica, cosa che The Lucky Master in questo caso preferisce non fare. Che cosa preferisce fare The Lucky Master? Attaccare. Avendo attaccato prima sulla D, adesso si attacca sulla B. Ok. Quella potrebbe sembrare un errore. Lì c'è lo scacco. Re G7. Miglioriamo la posizione del nostro re. L'idea è quella di giocare alfiere C8 senza temere donna D8 scacco. Cosa possibile se l'alfiere rimane in C8? Invece, l'alfiere si sposta, ma il re non è più sulla prima traversa e quindi il bianco non guadagnerebbe tempo. Qui, adesso, ah, no, c'è l'alfiere. Peccato, mi sembrava quasi in presa quel. Ah, qui però c'è questa, e se prendo la torre prende. Mannaggia, quella non so se andava bene, vabbè, vabbè. Non fa male. Questa adesso si gioca, poi la prossima è spingere in H5. Ok, qui si ha o alfiere C8 per una difesa passiva oppure cercare qualcosa di più attivo. Il tempo comincia a stringere, alfiere C8. Nostro avversario, però anche il nostro avversario non ne ha moltissimo di tempo. Andiamo a tenere d'occhio adesso anche il tempo del nostro avversario. Attacchiamo in forze. Il cavallo in B4, ok. Qui la partita si fa molto molto tagliente. Torre B2 difeso dall'alfiere. Qui c'è un alfiere C3 nell'aria. Considerato il fatto che la torre in E2 è in difesa. Adesso questa non è più fattibile da giocare. Spingiamo in H5. Questo pedone era in presa. Purtroppo nello Zeitnot mi è sfuggita. Però il vantaggio di tempo è davvero consistente. E adesso me lo mangio. Mangiamo. Molto bene, attacchiamo.
comincia la gara di nervi, perde la Key Master, ma il vantaggio di tempo è decisivo. Qui si cambia subito senza pensarci due volte. Mettiamo la torre in una casa difesa, altiere 7 va benissimo. Alfiere D8 con idea di sostenere. Adesso qui il nostro avversario ha veramente pochissimo tempo per chiudere la partita. Niente, non ce l'ha fatta. 86-19, sforiamo i 2000. Ce l'abbiamo fatta. Apertura giocata in maniera non brillante. Questo deve essere un insegnamento per The Lucky Master. Occhio a come si sviluppano i pezzi, perché si rischiano posizioni troppo difficili da difendere. Però poi anche qui ha cominciato un po' a pescare nel torbido come di consueto, e quindi è andata bene così. Spero che la partita vi sia piaciuta. Mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Avvisate i vostri amici che esiste questo canale, e che dire, è stato un piacere e alla prossima, tante belle cose.